un'interpretazione meravigliosa di Estate di Bruno Martino. Ci piaceva iniziare questo concerto con questa malinconia dell'eroe decadente e abbiamo intitolato uno dei concerti dei nostri musicisti proprio prendendo spunto dal suo libro, L'inciampo dell'antieroe. Perché effettivamente c'è un contatto tra il tema di questo festival e la musica jazz per come lei la descrive nei suoi libri. Allora le lascio la parola per provare a spiegare questa connessione. Beh, innanzitutto buonasera, complimenti ai musicisti, bravissimi, che ci hanno fatto già capire, suonando, meglio che con molte parole, la differenza, e qui vorrei cercare di mostrare questo in questo primo intervento, la differenza tra una tradizione importante, straordinaria, qual è quella della musica cosiddetta colta, e lo spirito del jazz, del jazz, no? Qual è la differenza fondamentale? Si possono dire mille cose, il jazz è improvvisazione, c'è lo swing, c'è... Ma la differenza fondamentale, secondo me, è questa, che fa del jazzista l'unico vero eroe. Dopo, nella seconda parte dell'intervento, dopo altri pezzi, dirò perché il jazzista è l'unico vero eroe della musica occidentale. Perché nella musica colta c'è un problemino, per quanto sia grandissima, straordinaria, e il problemino è questo. Cosa pensa il musicista della tradizione occidentale, da Bach a Mozart, sino ai nostri recentissimi Berio, Nono, eccetera, eccetera, eccetera? Pensa che la dimensione del tempo in cui la musica si dispiega sia un inciampo. Il tempo è una maledizione. Basta leggere anche testi, le interviste di questi grandi musicisti del Novecento, dico, non parlo di Mozart che anche la pensava così. Loro sognano, la loro utopia è quella di poter, è un'utopia, eseguire una musica simultanea, dove tutti i suoni siano nello stesso presente. Una musica da ultimo ridotta a spazio. Perché? Ma perché se ci pensate, tutti facciamo questa esperienza dell'opera d'arte musicale. L'opera d'arte musicale è l'unica forma d'arte, è l'unica arte che ha questa caratteristica, che la specifica. Quando si dà l'opera nella sua compiutezza, nella musica, non nella pittura, nella scultura, tutte le altre arti. La musica si dà l'opera musicale nella sua compiutezza quando non è più, quando è passata. Quando il vecchio vinile finiva, e la puntina rischiava di rovinarsi, quando il CD finisce, abbiamo l'opera nella sua compiutezza. L'opera è davanti a noi intera, per quel che essa è, quando non c'è più. Mentre la ascoltiamo o la suoniamo, la musica è sempre presente nella sua costitutiva imperfezione. Non è compiuta quando c'è. L'ascoltiamo, ma mai abbiamo davanti l'opera della sua competenza. Mentre ascoltavamo questa bella interpretazione di Estate, la stavamo ascoltando, l'opera non era ancora finita. Poi l'hanno finita e non c'è più. È un fatto curioso. La musica ha questa caratteristica. E i musicisti classici occidentali hanno sempre vissuto questo come una dannazione. Una dannazione. E infatti, se ci pensate, anche nell'immaginario comune, la vera opera non è l'interpretazione di Karajan di Beethoven, non è l'interpretazione di Toscanini di Beethoven, non è l'interpretazione di Riccardo Muti. Perché ogni una di queste interpretazioni rappresenta un punto di vista parziale, soggettivo, a partire dal quale si interpreta l'opera. Ma l'opera, qual è l'opera? La Nona Sinfonia di Beethoven, qual è? È quella, per la forma mentis nostra, è quella che sta sulla partitura.
Ma quella roba lì non suona mica, è un spazio funereo, morto, silente, che non fa musica. Però rispetto a questo perfetto, che è il silenzio della partitura, gli esecutori, ma basta leggere anche le interviste di grandi pianisti, di grandi... Tutti sono molto umili, dicono io ho tirato fuori una briciola, una mia parzialissima lettura dell'opera di Beethoven, dell'opera di Chopin, ma non c'è, io non sono l'opera di Chopin, io sono una interpretazione soggettiva parziale, imperfetta di quell'opera. E allora da qui inizia il dominio assoluto dello spazio. Un'opera che non suona, che è scritta, e che, attenzione, è l'unica vera, che esclude come imperfette tutte le sue interpretazioni, come parziale, le esclude. Ma cosa esclude, escludendo tutte le sue interpretazioni, l'opera silente della partitura? Cosa esclude? Provate a pensarci. Esclude il tempo. Esclude il tempo in virtù del quale quell'opera è ascoltabile. E allora l'opera può, come dire, rivendicare la propria assoluta univocità, quella vera e solo quella lì, che nessuno mai potrà con la propria interpretazione, con la propria esecuzione esaurire, dire veramente, nessuno. E quindi viene escluso il tempo. D'altro canto, fate mente locale, a questa visione della musica corrisponde una visione filosofica, che è quella occidentale, che guarda caso si fonda, come insegna il mio maestro, sul principio di non contraddizione. Ieri anche Umberto Galimberti, la verità. La verità cos'è? La vera verità, per dir così, per giocare un po' con le parole, la vera verità è quella che è capace, Aristotele Docet, di escludere tutte le sue negazioni. Diceva Galimberti, ciò che distingue la filosofia dalla fede è questo. La verità riesce a mettere fuori gioco tutte le voci diverse, alternative, e trionfa. È una verità che si trasforma nella esclusione spaziale, perché il principio di non contraddizione cosa implica concretamente? Uno dice, vabbè, il principio di non contraddizione, queste robe astratte da filosofi. Cosa implica? Che io che sono qui su questa poltrona, in quanto sono io, escludo che lei possa essere qui ed ora, in questo tempo, da questo punto di vista, in questa poltrona. Se ci sono io, non sono lei, ma lei è esclusa nello spazio. Lo spazio è la forma concreta in cui il principio mostra la propria natura escludente. Io la escludo. È un atto di guerra, diceva ieri Galimberti, no? Allora, ma cosa esclude questa forma spaziale? Innanzitutto esclude il tempo, oltre che escludere le cose nello spazio. Esclude il tempo. Però, attenzione, chiudo qui, questa verità ha una piccola controindicazione, che il trionfo di questa verità che mette fuori gioco, nientifica tutte le sue negazioni, il trionfo di questa verità cosa comporta? Provate a pensarci, che la verità che vuole essere solo essa la verità, nessun'altra voce può contrapporsi ad essa, proprio vincendo, trionfando, perde la possibilità di identificarsi, non ha nulla al di fuori di sé, perché il negatore è un fantasma, non esiste per l'Occidente, per la verità occidentale. Trionfa, ma diventa incapace, è impotente, non può più identificarsi, perché non c'è un errore fuori di sé, non c'è nessuna voce alternativa, e quindi questo trionfo coincide con l'inabissarsi della verità, che non riesce più a dirsi. Diventa afona questa verità.
La verità diventa l'analogo del silenzio della partitura musicale. La verità trionfante, Aristotele Severino, proprio trionfando, tragicamente naufraga, e diventa silenzio puro, come la musica diventa silenzio puro laddove riesce a farsi opera compiuta, cioè sulla partitura. Ecco, ma nel jazz le cose cambiano completamente. L'eroismo del jazzista è, ma lo vedremo dopo, quello che riesce a riconsegnare l'opera musicale al tempo, che non teme più il tempo come una diminuzio, come una caduta, come una imperfezione, ma vedremo in che senso e in che modo fa della erranza temporale la forma più alta e paradossale della verità. Proviamo allora a mettere in pratica quello che ci ha raccontato così bene Massimo Dolan con una seconda canzone. In questo caso l'ha scelta proprio Michele Donati, perché mi ha proposto un brano popolare, un brano che tutti conosciamo. Vi dico soltanto la data, siamo nel 1965 e è la sigla delle avventure di Gian Burrasca, cantata da Rita Pavone, ve la ricordate sicuramente. Si tratta di un brano popolare, sembra una canzone superficiale e stupida, in realtà nasconde, proprio come abbiamo tentato di fare con questo festival, nasconde una verità, un nucleo profondo tutto da decostruire. Hanno provato i nostri musicisti a farlo questa sera, ma vediamo questa piccola clip e poi ascoltiamo le note. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato.
che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto. Perciò buon appetito, facciamo colazione. La pancia che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta, abbasso il direttore. La zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Raccontato forse quell'eroismo rivoluzionario di cui parlavamo prima, che parte però dalla semplicità di questo inizio. Continuiamo allora, prima di
di ridare per la conclusione la parola al professor Donà con un'altra canzone. Anche qui un testo ironico, la leggerezza della musica pop, la leggerezza della canzonetta, che però va ad indagare un altro aspetto dell'eroismo, che guarda agli emarginati, che guarda ad un eroe antieroe che rimane isolato e circondato dal nulla. In questo caso a cantare queste note, a cantare questa solitudine dell'eroe c'è Enzo Iannacci. Vediamo e ascoltiamo. Si potrebbe andare tutti quelli al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, no, no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, no, no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, 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 vengo anch'io, no, no, no. Ma perché? Perché no? Thank you.
il jazzista come eroe prima di ascoltare le ultime due canzoni dei musicisti. Massimo Donà. Non è difficile, l'avete già sentito, ora ve lo spiego, ma è già chiaro. Perché il jazzista è un eroe? Perché rispetto allo spazio della partitura il jazzista si rapporta come nei confronti di un semplice pretesto. L'opera sulla partitura non è il testo, è un pretesto, rispetto al quale il jazzista vuole errare. Faccio un esempio molto semplice. C'è un che loro lo conoscono molto bene, c'è un brano famosissimo scritto da Charlie Parker che si intitola Ornithology. Se voi lo leggete giusto, correttamente, così come è scritto, viene fuori una schifezza mondiale, viene fuori una marcetta. Perché letto secondo il battere e il levare, secondo la scrittura oggettiva, quel pezzo suonerebbe più o meno così. Che è una marcettina stupida. Il jazzista, se la suona come è scritta, io ho conosciuto molti amici musicisti classici che provavano a suonare Ornithology e veniva fuori questa roba qua. Dicevo, no, non devi suonarlo correttamente. Devi anticipare, posticipare le note. Devi deviarle. Devi suonare la cosa in questo modo. Che è tutta un'altra cosa. Non è pat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 a, che è una schifezza mondiale. Allora cosa fa il jazzista? Riconsegna lo spazio della partitura al tempo individuale, perché la partitura è un universale, è una regola, che il jazzista deve confutare, deve, come dire, continuamente smentire, deve violarla quella regola. Se non la viola, da un certo punto di vista suona correttamente, dal vero punto di vista sbaglia. Paradosso dei paradossi, dal punto di vista della verità sbaglia, ma se lo fa correttamente deve sbagliare. Quindi il jazzista riconsegna quello spazio silente, mortifero, cimiteriale della partitura alla vita della musica, cioè al tempo. E allora voi dovreste capire questo: il vero jazzista non va verso l'opera nella sua perfezione, non vuole la compiutezza. Tutti noi abituiamo i nostri figli, li educhiamo a fare le cose sino alla fine. Fai tutti i compiti, li hai fatti tutti, no? Ecco, devi farli tutti. Noi vogliamo la compiutezza, la totalità. Il jazzista si fa un baffo della totalità, il jazzista vuole l'incompiutezza, spera che al prossimo passo le cose siano ancora da farsi. Cosa vuole quando ha suonato un pezzo il jazzista? So, anch'io quando suono. Vuole farne un altro, questo ha voglia di suonare ancora, se la cosa è venuta fuori bene. Non è soddisfatto, mai, non ha risolto. No, il jazzista consegna quello spazio ad un tempo che non è assoggettato al dominio della storia. È un tempo che nega la storia, perché la storia è il tempo spazializzato, è un disegno, è il destino. Mentre il jazzista è uno che nel presente suona quel che non è ancora, guarda quel che non è ancora. E il passato lo volge a questo infuturamento infinito che è alla base poi della speranza. Io credo che si è parlato in questi giorni, ho sentito del fatto che anche Umberto Galimberti, no? I giovani oggi sono privi di speranze. Ma io credo che si è privi di speranze quando si, come dire, costringe il tempo entro le morse della storia. Qui non sono d'accordo con Umberto Galimberti, cioè la visione greca è quella del destino, della ciclicità.
è un disegno che non prospetta possibili irruzioni devianti, possibili erranze. Invece io credo che si tratti di reimparare, e il jazz è una buona educazione in questo senso, di reimparare ad abbandonare questo supino assoggettamento verso il dominio dello spazio, del destino, della storia, della scrittura, a favore di una riacquisizione del tempo che è individuale, non è universale. Nel tempo la verità è la mia lettura di quella partitura che priva di ogni significato il brano. Cioè Lover Man di Charlie Parker non è la partitura, non esiste, è una canzonetta, è l'interpretazione di Charlie Parker individualissima, unica, che diventa, come dire, esemplare quando l'allievo non rifarà quel pezzo come l'ha fatto Charlie Parker, quando saprà, come dire, confutare quel pezzo e riproporrà un'altra interpretazione che sarà vera proprio in quanto nuova e in quanto altra e in quanto apre ad altre infinite possibili interpretazioni che non sono mere interpretazioni di un testo originale che non c'è mai stato, ma sono la scrittura infinita di un modo d'essere al di là del quale io credo all'individuo che tutti siamo non resti che la mera disperazione. Non c'è miglior commento alle parole di Massimo Donà che questa fusione di cinque cose diverse che nelle mani dell'artista diventano una cosa sola. Lascio la parola ai musicisti. Thank you.
solo a Pop Sofia 44 gatti può convivere con Fabrizio De André e Nilla Pizzi, avete fatto davvero qualcosa di straordinario. Io prima di lasciare la parola ai musicisti con l'ultimo brano che ci accompagna con la buonanotte per questa serata e per la conclusione di questo festival, vorrei farvi vedere qualche immagine che abbiamo raccolto grazie ai nostri ragazzi dell'Accademia in questi giorni, che questa mattina Riccardo Minucci e Licia Tofani hanno raccolto e montato per raccontarvi con un brevissimo frammento, un brevissimo video, che cosa è accaduto in queste 5 giornate a Rocca Costanza, per ricordare insieme i momenti più importanti e, perché no, darci un arrivederci al prossimo festival. Vediamo insieme questo video. Care amiche e cari amici, benvenuti a Pop Sofia, dove la filosofia indaga il pop e il pop indaga la filosofia. Che la differenza non è tanto tra eroi e anti-eroi, ma tra eroi manifesti ed eroi nascosti. Lei si sentirebbe più Batman o Don Chisciotte, dovendo scegliere l'eroe di riferimento? Don Chisciotte, anche se mi sarei stufato di perdere. È possibile parlare seriamente di filosofia e vestiti, abiti, travestimento? È un tema davvero rilevante, oppure siamo nell'inessenziale o al limite, perché è un sottogenere del travestimento, nella pagliacciata filosofica? Tu diceva, facevo una battuta così, la gente diceva il calcio è una cosa seria, è una cosa seria, ma bisogna anche, è uno spettacolo. Anche sull'eroe della forza, anche sull'eroe della vendetta, vige sempre la legge spietata del destino. Con Massimo Donà, Ludovico Carmenati, Luca Del Maestro, Michele Donati, Ivan Gambini, Gian Gambini, Samuele Garopoli e Daniele Mazzucchelli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera e vi diamo un arrivederci, perché la pop filosofia, come sentirete tra poco nell'ultima canzone dei nostri musicisti, è davvero, perlomeno aspira ad essere, senza fine. Poi a seguire ci sarà il pop corto di Riccardo Minucci, che ci
ricorderà da dove siamo partiti, con gli eroi e gli antieroi del cinema. Grazie a tutti, buonanotte e arrivederci da Pop Sofia.
a tutti. Buonanotte, arrivederci.